a Marco Bergamaschi che è con il priore di Bose Enzo Bianchi. Marco. Sì, siamo qua ancora con padre Enzo Bianchi a Bose. C'è stata emozione, se non un applauso, c'è stata grande emozione per questo incontro, non è vero, padre Bianchi? Sì, è una grande emozione perché è un incontro davvero importante, desiderato, atteso e quindi sembra davvero un miracolo che sia avvenuto. Lo voleva anche il patriarca Kirill perché è stato un uomo molto ecumenico nel suo itinerario. Prima di diventare patriarca, più volte ha mostrato proprio la sua apertura ecumenica, lavorando sia col Consiglio Ecumenico delle Chiese sia con le Chiese cristiane in Europa. Quindi finalmente è parso evidente, insomma, il desiderio di tutte e due le parti. Sono riusciti a sorpassare tante difficoltà che c'erano e sulle quali certamente doveva esserci una riconciliazione. Questa è avvenuta, questo è un grande segno e una grande speranza per tutte le difficoltà che si incontrano nell'ecumenismo. Nulla d'ora in poi sembrerà insuperabile. C'è una parola che è ritornata nel breve intervento che ha fatto Kirill dopo la firma, che è quella insieme. Sì, insieme, questa è davvero la parola, è una parola cristiana, noi lo dimentichiamo, ma il Nuovo Testamento ha forgiato un linguaggio per i cristiani in cui mettendo una preposizione al greco, sin, insieme, ha trasformato molti verbi che indicano il fare insieme, il piangere insieme. Addirittura San Paolo parla non solo di vivere insieme, ma di morire insieme. Ecco, i cristiani hanno come prima parola per edificare la Chiesa e per edificare la comunione, questa parola insieme. Non si deve far nulla senza l'altro, mai senza l'altro. E i cammini che abbiamo fatto in questo secondo millennio di divisione, gli uni senza gli altri, hanno portato poi allo scandalo, alla divisione, alla sterilità sovente della missione. E soprattutto a non esercitare quel comando unico che Gesù ci ha dato, da cui il mondo può riconoscere che siamo suoi discepoli, l'unità, la comunione nella carità. Papa Francesco, lo aveva detto, pochi istanti dopo aver incontrato Kirill all'arrivo all'aeroporto dell'Avana, lo ha ribadito nella sua dichiarazione: abbiamo parlato come fratelli. Sì, hanno parlato come fratelli e con molta franchezza. Credo che sia stato un colloquio leale, franco, anche pieno di audacia. Si sono toccati anche dei temi che finora erano dei temi che bruciavano per entrambi le parti, soprattutto il tema di quei cristiani ortodossi che in un certo momento della storia, anche per ragioni politiche, si sono uniti a Roma e certamente per l'ortodossia questo era una via non certo per l'unità e la dichiarazione comune lo dice. C'è da parte della Chiesa Cattolica il negare che l'uniatismo sia una via di ecumenismo e di comunione, ma d'altra parte quei cristiani cattolici ormai ci sono e la loro esistenza non può essere negata e anche questo nella dichiarazione c'è. Non si nega l'esistenza di quelli che sono stati figli di uno scisma e di una situazione dolorosa per la Chiesa Ortodossa e sì. Non vuole ritornare su quelle strade dell'uniatismo, ma camminare insieme e insieme dare una testimonianza al mondo. Gennaro. Ma intanto quindi stiamo apprendendo che Enzo Bianchi ha il testo della dichiarazione che noi non abbiamo, quindi se ci può, se ce la può raccontare, se ha avuto modo già di leggerla, perché noi abbiamo soltanto capito alcune cose che ci ha detto lui adesso. Padre Bianchi, mi chiedono dallo studio che lei evidentemente ha in mano un'anticipazione, della dichiarazione, insomma. Eh sì, la dichiarazione ormai Ha avuto modo è di vederla. stata data e certamente una dichiarazione che ha tutto il suo significato, perché
perché c'è l'impegno della testimonianza nel mondo di oggi, un mondo, dobbiamo confessarlo, non più cristiano, un mondo in cui regna l'indifferenza, l'indifferentismo, qualche volta l'ostilità addirittura anche nei confronti del cristianesimo. E la testimonianza comune è richiesta anche su quei temi che il mondo di oggi muta in una maniera che non sempre la Chiesa riesce a comprendere e qualche volta contraddicono anche il messaggio evangelico, come la vita, come la famiglia, come le storie d'amore. Certo, lì il Papa e il Patriarca dicono, si fanno eco del Vangelo, dicono cosa il Vangelo propone per una vera umanizzazione, ma poi soprattutto c'è la grande speranza verso i giovani, verso il mondo, che può percorrere vie di pace, e i cristiani si fanno servi di questo cammino di riconciliazione a servizio dell'umanizzazione. Questa è una cosa molto importante e credo che indica davvero come si può fare ecumenismo oggi, camminando insieme, facendo delle cose insieme e cercando di essere insieme obbedienti alla volontà del Signore. Quindi servire l'uomo insieme, Marco. Si prova a camminare insieme. Sì, questa parola camminare insieme è veramente importante nella Chiesa, perché è la parola che dà origine a sinodo, a sinodalità, che indica tanti cammini, non più separati, ma di comunione sempre, mai l'uno senza l'altro. Dunque, camminare insieme a servizio dell'uomo, ma volevo chiedere, intanto vediamo l'aereo di Papa Francesco che sta per raggiungere la pista di decollo, dunque per partire verso il Messico, ma volevo chiedere a Enzo Bianchi se questo camminare insieme a servizio dell'uomo, lui poi si è fatto delle idee precise su quali sono queste iniziative concrete a cui ha fatto specifico riferimento Papa Francesco, ma anche il Patriarca di Mosca, insomma queste iniziative che si vogliono realizzare, quali sono? Padre Bianchi, lei si è fatto un'idea di queste iniziative concrete in cui si potrà tradurre questo camminare insieme? Ma penso di sì. La prima cosa sarà davvero quella di una rappacificazione in Ucraina tra la Chiesa Cattolica di rito greco e le Chiese Ortodosse, ma anche una pacificazione tra le Chiese Ortodosse che attualmente sono in una situazione scismatica tra di loro. Anche per loro c'è una dichiarazione comune del Papa e del Patriarca invitando all'unità e a seguire i canoni tradizionali per la comunione tra le Chiese. Questa è già un'iniziativa. Poi credo certo quella della pace. I cristiani soffrono soprattutto in Medio Oriente. Ci sono le antichissime chiese ortodosse e anche cattoliche in quella zona, c'è anche la presenza della Chiesa russa, lì si può fare molto e non dimentichiamo che il Papa in qualche misura ha invitato anche la Russia a sedere a un tavolo di pace, a dare il suo contributo, e credo che senza per questo pensare a una politica, ma ci sono delle possibilità perché tutte le forze le quali sono attualmente presenti in quella terra cerchino un cammino di pace, che sia un abbandono della violenza, della guerra, che porti un po' di pace e sia davvero un antidoto al terrorismo che è sempre più esteso e oserei dire sempre più disperato. Marco, grazie. Intanto un grazie a Enzo Bianchi per averci dato una lettura così precisa di questo documento che ancora non è stato diffuso. Poi volevo però fare commentare al priore di Bose il tweet, il messaggio di un altro patriarca che era spiritualmente in qualche modo presente, fratello di Francesco come di Kirill. Sto parlando di Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli. Quello che vedete adesso è un
appunto il messaggio che lui ha lanciato via Twitter pochi minuti fa, e lui dice: sono in preghiera per i miei fratelli in Cristo, Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Felice perché il dialogo iniziato da Atenagora e Paolo VI continua a portare frutto. Che dice Enzo Bianchi? Padre Bianchi, c'è un tweet di Bartolomeo che dice che è felice che continui, insomma, questo cammino inaugurato da Atenagora e Paolo VI. Che cosa ne dice? Beh, conosco e sono molto amico di Sua Santità il Patriarca, conosco il suo cuore e anche lui aspettava questo giorno, soprattutto in vista del concilio del Sinodo Panortodosso di giugno a Creta. Se tutte le chiese cristiane iniziano un cammino di sinfonia, anche là sarà più facile una convergenza. Io ho solo un grande sogno, che proprio grazie all'umiltà di Papa Francesco ci sia la possibilità che Papa Francesco vada a salutare al Sinodo tutti i capi delle chiese. Salutarli, nient'altro, dire: sono vostro fratello, vengo qui per dirvi sono vostro fratello e voglio camminare insieme a voi. Sarebbe il completamento di tutto questo cammino iniziato con Atenagoras, un uomo santo che io ho conosciuto, che ho visitato più volte a Costantinopoli, di cui ero amico pur essendo giovanissimo allora, solo a 26 anni, ma io non dimentico il cammino fatto da allora. Sono 50 anni in cui davvero lo spirito ha lavorato, ma perché degli uomini hanno voluto lavorare in docilità allo spirito e obbedendo allo spirito e non a politiche ecclesiastiche. Grazie davvero Enzo Bianchi.